Il ghiaccio, come il sale e il fumo, ha rappresentato storicamente uno dei metodi migliori, e in molti casi addirittura l'unico, per la conservazione degli alimenti. Questo suo utilizzo è antichissimo. Dalle descrizioni delle imprese di Alessandro Magno, si desume che già oltre 2300 anni fa si conservasse il ghiaccio in profonde buche, ricoperte da arbusti e terriccio. Buongiorno, siamo a Cavallasca, siamo alle porte della sede comunale del comune di Cavallasca, del municipio, e abbiamo alle spalle una ghiacciaia. Il signore Bordomini Livio ci darà alcune informazioni riguardanti la ghiacciaia. Ci accompagna il professor Versace, la studentessa Marco della Terza Turismo 1 e il signor Germano Albino che ci accompagna in questa visita. Grazie. Nel Settecento si va affermando nelle ville delle famiglie nobili un nuovo elemento. È la ghiacciaia, ove, dopo aver deposto il ghiaccio e la neve compressa, vengono conservate le derrate elementari. Le prime ad essere costruite nel territorio comasco furono a Montorfano, in Villa Mandelli, e a Capiago, in Villa Consogniti, a Cavallasca, presso Villa Imbonati, oggi sede del comune, a Gironico al Monte, accanto alla Villa Raimondi, nel parco di Villa Carcano, ad Anzano del Parco. La costruzione della ghiacciaia aveva inizio scavando il terreno e quindi utilizzando i sassi estratti si procedeva alla costruzione di una sala circolare, quasi totalmente interrata, con una porta d'ingresso. Le neviere si riempivano d'inverno con ghiaccio frantumato o neve pressata, alternata a strati di paglia e ricoperta di foglie secche o anche di stracci di lana. I manuali di architettura ottocenteschi danno indicazioni assai precise sulle tecniche di stivaggio di questi serbatoi. Per riempirla di ghiaccio, si scelga un giorno freddo e asciutto. Prima di ripolverlo, vi si deve mettere al fondo un denso strato di paglia lunga incrociata in tutti i versi, e devesi pur rivestire di paglia tutto l'interno, in guisa che il ghiaccio posi sulla paglia e non tocchi le pietre.